Eccoci qua, oggi vediamo lo swing shuffle. Lo so, starete dicendo swing cut shuffle, ma perché? Che è? Sicuramente lo conoscete. Andiamolo a vedere. Allora, per dimostrarlo cosa faremo? Prendiamo i quattro assi. 2. Ma giusto così per dimostrazione, non perché serva avere i quattro assi, perché può servire pure per un 2, per un 3, per un 5, per quattro donne. Ok, quindi quattro assi. Abbiamo detto swing cut shuffle, cioè vuol dire che noi dobbiamo seguire uno swing cut e quindi shufflare, mescolare e mantenere così inalterati i nostri quattro assi. Rivediamolo molto lentamente, seguiamo, guarda, non un semplice swing cut, ok, che poi con l'aiuto del pollice giriamo faccia in alto e sopra questo mescoliamo il resto del mazzo. L'avrete visto fare sicuramente centinaia di volte da miliardi di maghi, molto usato e molto semplice, quindi perché non farlo vostro? Questo è tutto. Swing cut shuffle, non mi voglio manco prolungare perché insomma è davvero elementare. Ciao. Anche oggi termina questo video, termina, sapete, quando spieghiamo le tecniche siamo molto concisi e brevi, e sicuramente anche questa tecnica la usate, la conoscevate, magari nessuno vi aveva mai detto che si chiamasse swing cut shuffle. Va bene ragazzi, ora lo sapete. E sempre avanti tutto. Ciao!